Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento del punto con Giovanni Sneaolin. Grazie per essere sempre così numerosi alle mie all appuntamenti, alle mie trasmissioni. Vorrei eh, dire subito che l'ultima volta non sono potuto eh, andare in onda per cause di forza maggiore. In pratica ero ostaggio delle ferrovie dello Stato in quanto... Pendolare di due treni ne hanno fatto uno, per cui sono arrivato un'ora in ritardo e quindi sono stato io l'altra volta non puntuale alla trasmissione, passando il tempo a mia disposizione che concede questa meravigliosa radio. Ho Dovuto dare forfè. Mi scuso con voi per la mia mancanza, ma eh, ripeto, la mia è stata una mancanza di forza superiore alla mia volontà. Il, il tema che vorrei affrontare quest'oggi è dovuto è dato dal, dal fatto che. Ultimamente, e l'altra volta ne abbiamo già parlato, si sta sempre più parlando di ambiente, di eh, risolvere un po' o tentare di risolvere i problemi di inquinamento che eh, questa società eh, ha, ha fatto eh, dalla, dalla plastica, il cambiamento meteorologico, la plastica nel, nel mare che uccide i cetaci e via dicendo. E, e si sono mossi soprattutto i giovani e, e io ho molti giovani e amici soprattutto verdi e, e vorrei dare il mio contributo anche eh, su, questo, su questo piano guardando su un'ottica eh, leggermente diversa da quello che ho sentito dire e che sento dire dai miei amici eh, verdi e, diciamo che è un'ottica della sinistra della sinistra comunista, ma non è tanto questo il, il punto. È il fatto che le soluzioni che vengono date da molti ambientalisti sono soluzioni che ci pongono, che ci danno già il, il capitale. Esempio. Le auto eh, elettriche auto elettriche vorrebbe dire eh, meno inquinamento vorrebbe dire eh, la possibilità quindi di modificare l'ambiente oggi permeato da PM10 e, e non sto qui a tediarvi eh, sappiamo tutti cosa cosa, cosa comporta l'auto l'auto con motore a scoppio e, ma vi siete mai posti, amici, cari amici eh, Verdi, se la soluzione del trasporto privato, che è, una, mh, che è uno sperpero di, eh, di risorse, è la soluzione o ce la danno già chi ha in mano la soluzione, quindi prevede di fare tanti soldi, eh, la soluzione? O la soluzione non è l'eliminazione del traffico inutile, fra cui anche quello privato. Ma il traffico inutile, ne abbiamo parlato anche l'altra volta: è dato da camion che girano a destra e a sinistra per portare merce da nord a sud, soltanto per, uh, per il mercato che poi non, sono da non è dato da bisogni. Un Uh, umani, non è un bisogno umano dell'acqua del Trentino in Sicilia o viceversa, ma uh, abbiamo parlato anche dei magazzini su camion, anche la soluzione che viene posta da molti verdi di fare più ferrovie non è la soluzione del problema se rimane il, il um, se rimane il, il, il sistema del denaro e dello, eh, e dello sfruttamento che, che abbiamo oggi. Perché questo? Vi eh, posto e il, i miei amici di Radio Scienz eh, avranno certamente il, il piacere di eh, metterlo, questo link, eh, proprio domenica e appariva quindi ieri, appariva sul Fatto Quotidiano una bella, un bel articolo. Di cui parlava il titolo è Anche l'auto elettrica funziona a sfruttamento. Bene, per fare l'auto elettrica, per fare le batterie eh, c'è bisogno di, di un prodotto particolare, il coltan. Il coltan si trova in alcuni ben delimitati settori della, della terra, fra cui il, il Congo o il Venezuela, ed oggi è molto. Richiesto proprio per fare le auto elettriche, per permettere a noi poi di andare via e di fare i fighi, scusate il termine, con l'auto elettrica e non inquiniamo. Bene, da quando c'è questa richiesta eh, aumentata no, per la richiesta di batterie, il codum per produrre le batterie di un'auto elettrica servono 5. Circa 9 kg di cobalto per gli smartphone servono solo 6-7 grammi di cobalto, ma sono molto più diffuse, cioè le batterie. Dunque, in costante aumento della forza lavoro e un prezzo in continua ascesa. Infatti, per uh, dice e continua l'articolista Luca Attanasio, che uh, mentre sta scrivendo l'articolo, quindi era di domenica, molto probabilmente l'ha scritto sabato, eh, le quotazioni eh, del cobalto ha raggiunto i 30.000 dollari a tonnellata. Il prezzo negli ultimi anni è aumentato del 120%. Però il punto è questo, anziché produrre benessere per, i, per quelli del Congo, eh, questo sta producendo fame, miseria e un ambiente iperinquinato, per cui noi ci sentiamo la coscienza a posto perché noi ricchi non inquiniamo con le batterie ma inquiniamo il, il Congo e facciamo morire i congolesi da ipersfruttamento. E infatti, continua l'articolista, dice, Quand, quando siamo giunti qui, spiega suor, purtroppo eh, sono sempre le suore, i preti che eh, si fanno promotori di questa cosa, Catherine Mutindi, direttrice del progetto COI WEZI della Fondazione Internazionale Buon Pastore, quindi dice, quando siamo giunti qui i genitori dicevano di essere terrorizzati che i figli morissero nel tunnel, cioè nel tunnel a scavare questo cobalto o questo accolto. Finora siamo riusciti a evitare a 1800 bambini, molti di 7-8 anni, di finire nelle miniere, ma siamo una goccia nel mare. Il primo cambiamento deve essere politico. In pratica questi ragazzini eh, sono costretti... Ah, poi una bellissima cosa dice che anziché portare benessere, visto che c'è questa richiesta di cobalto o del colto in Congo, anziché aumentare i diritti dei lavoratori, questi diritti sono diminuiti, sono tornati indietro come diritti circa un secolo prima, un secolo addietro. E, e continua eh, che dice eh, che il Cobalto, eh, anziché portare facili richieste, stanno rivolgendo in massa all'attività estrattiva dopo aver abbandonato, anche perché costretti o deportati. Campi e bestiame. L'80% è sfruttato in miniere, in miniere industriali, quasi tutte gestite per concessione governativa dal Congo Dangfang, Mining controllata dal cinese Wang Cobalt. Il restante, verso 20%, si infila nei cunicoli scavati sotto casa per riportare alla superficie qualche chilogrammo a mani nude con paghe giornaliere che non arrivano a 2 dollari. Il termine ultimo dell'estrazione dei bambini di Wesley sono multinazionali delle automobili come Daimler, AGV, Volkswagen, BID e dell'elettronica come Apple, Samsung, Huawei, Dell, HP, Lenovo, LG. Microsoft, Sony, Vodafone, da cui, dopo essere stato lavorato in gran parte da compagnie intermediarie asiatiche, il cobalto viene venduto. Ma il luogo che maggiormente sta aiutando a pulire il mondo, e questa è la conclusione, cioè dove si estrae questo cobalto, eh, spiega Anne van Wundenberg, presidente del Wright and Accountability in Development, dice che questo luogo che aiuta a pulire il mondo è uno dei più inquinati e maledetti della Terra. Quindi, cari amici eh, verdi, che ci ponete delle soluzioni o ci date delle soluzioni perché le multinazionali che già vedono il profitto andando, eh, dandoci l'imbeccata che ci vogliono le auto elettriche, eh, non state facendo gli interessi eh, dell'ambiente, dell nemmeno delle popolazioni. State facendo indirettamente, senza volerlo per carità, gli interessi a queste multinazionali. Quindi la giusta rivendicazione è l'eliminazione del traffico inutile, fra cui uno dei primi è il traffico privato. È inutile fare i fighi direve l'ambiente e poi eh, andiamo via eh, in macchina e consumiamo parecchia ben, benzina in macchina. Non è una critica a nessuno, è semplicemente una riflessione che dobbiamo fare altrimenti cadiamo nel, um, nel, nel solito um, perbenismo eccetera non dico che bisogna andare via a piedi non dico che bisogna tornare indietro bisogna dire io dico invece che va cambiato questo tipo di società questo tipo di società dove tutto viene basato sul denaro sul bigliettino che troviamo scritto il prezzo è un uh, non è un indicatore che ci dice quanto conosciamo questa società vi faccio un esempio conosciamo di più di questa società se diciamo un caffè vale un euro o se diciamo un caffè ci costa 20 per produrlo 25 litri d'acqua ci eh, conosciamo di più di questa società se diciamo che un barile di petrolio costa 70 euro o un barile di petrolio equivale a 1700 kilowattora o ancora come misuriamo in termini di prezzo il fatto che all'uomo servono per sostenersi e riprodursi 45 dollari al giorno? o ha bisogno di 3.000 kcal. In ciò sta il primo grande problema di informazione. Solo liberandoci eh, dal feticcio insito nel prezzo, possiamo utilizzare grandezze che permettono di comprendere e modellare la, le dinamiche del sistema di ricambio organico tra uomo e uomo. E natura. Il denaro ha avuto una sua funzione. Il denaro è una cosa stupida. Il denaro eh, compare nella scena storica per due motivi: insiti nella sua duplice natura di valore d'uso e di scambio della, della merce. Esso, il cioè denaro, compare affinché tutte le merci possano esprimere la propria grandezza di valore senza che si scambino direttamente una con l'altra. Infatti, per provare il proprio valore di scambio, una merce deve cambiare il proprietario e manifestare detto valore nella corporeità, nel, eh, nell'essere eh, delle merci altrui. Deve permettere questo senza che, ad esempio, il possessore di lana, che ha bisogno di ferro, eh, debba incontrare chi ha ferro e ha bisogno della, della lana. Assolvendo tali compiti, funge da espressione generale eh, del valore delle merci e questo è il massimo di, uni, eh, di informazione che può contenere, cioè il valore medio del lavoro inserito nel, um, um, nella merce che si è creata. Eh, il sistema merci ti dà un, ci dà una grezza rappresentazione degli ordini di grandezza tra i valori merci e dà la magni, eh, magnitudine della spesa del lavoro medio sociale che contengono da solo questa Indicazione che questo valore medio che contiene diminuisce costantemente perché la produzione aumenta. La tecnologia fa aumentare eh, i prezzi di produzione, fa diminuire il tempo di lavoro socialmente medio inserito in questa merce, di conseguenza abbassa i prezzi e di conseguenza abbassando i prezzi. Chi vende, cioè il proprietario dei mezzi di produzione della forza lavoro, per avere lo stesso profitto dell'anno prima, deve, deve vendere di più e quindi ehm, ci crea una pletoria di merci che poi no, alla fine non sa come vendere. E oggi, infatti, abbiamo una uh, crisi di sovraccapacità uh, produttiva. Però il prezzo non ci indica assolutamente niente su, un, eh, su quanto ci serve, quanto serve eh, per l'umanità. Infatti ci si dice ci si basa sulla mano invisibile eh, del mercato, eh, che vuol dire niente, assolutamente, perché la produzione di una merce viene fatta dopo aver fatto il parametro di costi e benefici, cioè quanto mi costa produrla e quanto valore in denaro ne avrò eh, di ritorno nella vendita. Eh, del, eh, di questo prodotto. Ma se noi invece, anziché fare eh, il raffronto per conoscere questa società, per sapere lo scambio organico tra, tra uomo e natura, quanto serve per l'uomo e per mantenere comunque l'equilibrio eh, naturale, eh, noi dobbiamo fare una, una, eh, un parametro quantitativo. Quanto serve? Eh, e quindi noi potremmo dire per esempio che eh, anziché dire che un piatto di pasta asciutta uh, dal pomodoro costa 5 euro. Dovremmo dire un piatto uh, di pasta al sugo da 100 grammi, contiene X di farina, più Y litri d'acqua, più z grammi di pomodoro più W um, grammi di sale. Solo così noi sappiamo quanto possiamo dare e quanto possiamo fare. Altrimenti il prezzo, esempio un, un chilo di pomodoro vale 50 centesimi, non ci dice che quel eh, chilo di pomodori equivale a iper sfruttamento di personale che va a, a raccogliere per noi il pomodoro che per abbassare il prezzo si adoperano i pesticidi in agricoltura non ci dice poi quanto eh, i pesticidi per, tirarli, per depurare le acque ci costa, cioè non ci fa tutti questi parametri per conoscere come ehm, eh, cosa ci vuole per eh, l'umanità e mantenendo, allora uno diceva allora ci vuole il baratto, no assolutamente chi ha detto baratto, oh, assolutamente questa è una banalità che viene tenuta in piedi da chi non conosce il, eh, co le cose da chi non assolutamente non si è informato allora mantenendo il parametro ehm, anche di questa società che è basata sulla quantità di ore lavoro all'interno della singola merce prodotta, teniamo questa, l'ora, la, uh, ehm, la quantità di tempo medio per, uh, qua, per produrre questa merce. Conosciamo, sappiamo quante merci ci vogliono, moltiplichiamo queste merci per le ore lavoro e queste ore lavoro vengono distribuite per tutta la collettività, dove nessuno si esime dal fare questo lavoro. Se tu non lo fai non mangi, non hai scambio di... Non, non puoi accedere alla produzione che viene, eh, che viene creata. Ma in questo caso, in questi temi, tutti diamo la stessa quantità di tempo, la società inizia a conoscere se stessa. Eh, si libera dal prezzo del denaro che non ha, come ha detto, nessuna, nessun parametro di conoscenza con la società e nel frattempo tutti partecipano alla produzione di quanto serve per lo scambio organico tra uomo e natura. Io forse sono stato poco, ehm, poco chiaro, ma queste cose le potete leggere su, ehm, sul sito di eh, quinterna.org ehm, Quinterna, eh, se, eh, se, eh, se non sbaglio, si, sì, quinterna.org eh, vi metto il link che uh, uh, la regia gentilmente eh, metterà in, in, uh, in, uh, in onda e lo potete leggere sull'ultima pubblicazione che um, ha fatto uh, questa organizzazione, che abbiamo avuto uh, l'occasione um, di in intervistarla. Eh, è il numero 44. Addirittura vi do il, il link che potrete scaricare dalla, uh, dal sito. E se è interessante, se lo trovate interessante, è uscito anche il numero 45 che potete chiedere alla stessa organizzazione eh, direttamente eh, attraverso l'indirizzo mail eh, che ve la mandino eh, con la modica cifra di 5 euro. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro di avere soddisfatto un po' la curiosità e di aver messo una pulce sull'orecchio a chi mi ascolta e agli amici assolutamente senza aver niente in contrario a loro, ma mettendo la pulce sull'orecchio, se quelle rivendicazioni che dicono possono risolvere il problema o se cercano di mettere una toppa che non risolverà il problema per andare effettivamente a fare un salto qualitativo per uh, superare questa uh, società basata sul profitto, sullo sfruttamento, sull'inquinamento, sulla distruzione dell'uomo e del suo ambiente naturale. Vi saluto, il tempo mio è scaduto, vi ringrazio per essere sempre così numerosi e alla prossima volta. Ciao a tutti!